Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico vestito copricostume che io ho deciso di chiamare Esmeralda. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Sandy Yarn in linea cotton, che è questa cake da 250 grammi che misura 1000 metri, quindi è lunghissimo ed è 100% cotone, è soffice, è leggero, io l'ho adorato. Il colore che ho usato io è il colore smeraldo, però vi faccio vedere anche altri colori presenti sul sito, ce ne sono veramente tanti, uno più bello dell'altro, li vado a recuperare così ve li faccio vedere. Però oltre questi vi ricordo che ce ne sono tanti altri, guardate questo con il viola o questo che è molto bello per poterlo indossare sulla spiaggia, o anche questo che è un colore molto delicato. Vi dico anche che per poter realizzare questo copricostume o vestito io ho utilizzato una sola cake, lavorando sempre solo con l'uncinetto del 3,5. Ora taglia ML, se la volete fare lunga come la mia dovete avere due cake, se invece volete farla più corta e avere comunque gli aumenti necessari per la vostra taglia, una cake va più che bene. Quindi se dovete fare una maglia o comunque un vestitino da mettere sopra il fuson o una maxi maglia, una cake va bene anche per la taglia S e la taglia M. Se però volete farlo comunque un bel vestito molto ampio, quindi fare tutti gli aumenti che desiderate, prendete due cake. E io nel tutorial, questo come potete vedere è un top down, mi avvicino così ve lo vedete meglio, guardate che meraviglia, facilissimo da fare e si possono fare veramente tantissimi aumenti, sia lo potete fare più forato, quindi aumentando le catenelle di separazione, oppure mantenere la stessa foratura mia ma andando a fare diversi aumenti che io nel tutorial vi spiego come fare. Io gli aumenti alla fine li ho fatti solo qui nello sprone e poi sui fianchi per avere il vestito sì aderente ma non quella cosa stretta a tubino, e come vi ho detto si possono fare veramente tantissimi aumenti, quindi potete fare questo vestito molto più largo o fare una bella maglia. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla e se è così, come sempre, mandatemi qua le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi a un prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro vestito, io ho deciso di utilizzare le cake cotton, queste bellissime cake sfumate, guardate qui che meraviglia, e quello che ho scelto io è questa verde. Siccome già sto lavorando, perché volevo capire bene come fare lo sprone, io lo sprone vi farò vedere un piccolo campione, ma vi dico che appunto io sto lavorando questa bellissima cake verde. Allora, per poterla lavorare, io vi dico che lavorerò con un 103,5, qui ho un piccolo campione e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Nel mio caso io ho montato un totale di 120 catenelle per avere una circonferenza di circa 30 centimetri. Mi raccomando, 30 centimetri che di così, non così, ma da qua a qua. Così, da qua a qua. Quindi taglia M, io vi consiglio di mettere 4 motivi in più rispetto a me, in modo, quindi 24 catenelle, in modo da avere un motivo in più per lato, uno per le maniche, uno per avanti, uno per il dietro. Taglia L, taglia XL, mettete invece 8 motivi in più rispetto a me e poi potete fare gli aumenti. Vi dico già che con questo tipo di lavorazioni si possono fare tantissimi aumenti, quindi non vi preoccupate se vedete, se avete visto all'inizio che la creazione a me è aderente, stretta, potete fare tutti gli aumenti che volete, vi spiegherò come poterli fare, quindi non vi dovete assolutamente preoccupare. Se volete fare la versione maglia larga, se volete fare il vestito però più ampio, non ci sono problemi. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta, catenella, salto 2 catenelle, vado a fare 2 maglie alte. 1, 2, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte.
una, due, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Quindi bisogna fare questo per tutto il giro. Maglia alta nella terza catenella, catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare col secondo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella che qui eleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto tra le maglie alte e questa volta vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e vado a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto tra le maglie alte, vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, ricomincio da capo, quindi di nuovo ventaglio sopra la maglia alta, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto delle maglie alte, vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nell'archetto tra le maglie alte, vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto di un ventaglio, del ventaglio e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, quello che faremo adesso lo faremo per tutto il terzo giro. Entro nell'archetto tra le maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una e due, catenella, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado nella prima maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. E ricomincio da capo, quindi catenella di separazione, vado nell'archetto di una catenella tra le maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. Una, due. Catenella di separazione, rientro maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima delle maglie alte del ventaglio e vado a fare una maglia alta. Catenella, entro nell'archetto e vado a fare una maglia alta. Catenella, vado dove ho la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. E si ricomincia da capo, quindi catenella di separazione. Vado nell'archetto nell'archetto tra le maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta, catenella, entro nell'archetto, maglia alta,
catenella, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Vado a fare questo per tutto il mio terzo giro. Prima di continuare, come potete vedere, il primo e il secondo giro, cioè il primo e il terzo giro, abbiamo già una cosa che ripetiamo, perché nel primo abbiamo fatto due maglie alte, catenella, maglia alta, nel secondo maglia alta, catenella, due maglie alte. Adesso qui invece di nuovo due maglie alte, catenella e maglia alta. Qui, quindi in queste strisce, la lavorazione non cambierà. Ogni giro si alternano questi due motivi, in modo tale appunto che questa striscia abbia le due maglie alte alternate. Comunque io continuo a fare il mio terzo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare il quarto giro. Sto per terminare quindi il mio terzo giro, ho fatto la catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta del giro precedente, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il nostro quarto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, vado nell'archetto delle maglie alte e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro due maglie alte. Quindi vedete, sto facendo l'opposto di quello che avevo fatto nel giro precedente. Catenella di separazione, vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado sopra la seconda maglia alta e vado a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto delle maglie alte e vado a fare maglia alta, catenella, rientro due maglie alte, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, vado nella seconda maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto delle maglie alte e vado a fare maglia alta, catenella, rientro due maglie alte, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado nella seconda maglia alta e vado a fare il mio ventaglio, maglia alta, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto la catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta del giro e vado a fare una maglia alta, chiudo il giro entrando nella terza catenella e facendo una maglia bassa. A questo punto entro all'interno dell'archetto che ho creato e vado a fare il mio quinto giro e vado a realizzare una maglia bassa e una catenella che equivale alla mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo insieme, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, entro nell'archetto e quindi qui di nuovo vado a fare due maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro maglia alta. Quindi come potete vedere qui stiamo di nuovo alternando,
catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, e le chiudo insieme, catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi entro nell'archetto tra le maglie alte, vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, e le chiudo insieme, catenella, prendo il filo, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, e le chiudo insieme, catenella, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, e si ricomincia da capo, quindi entriamo nell'archetto di una catenella, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nell'archetto del ventaglio e vado a realizzare 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, e le chiudo insieme, catenella, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella, e si ricomincia da capo, quindi facciamo un'ultima volta insieme, vado nell'archetto tra le maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, entro nel ventaglio e di nuovo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e le chiudo insieme, catenella, rientro, 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, e le chiudo insieme, catenella, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il quinto giro. Vedete quanto si è allargato il nostro scalfo? Scusate, il nostro sprone. Sto terminando quindi il quinto giro, ho fatto la mia ultima maglia alta, devo andare a chiudere il giro, quindi entro nel ventaglio iniziale, vado a fare 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, vado a fare una catenella, entro nelle 2 maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassa. Ok, io basandomi sullo sprone che sto facendo io non devo andare a fare più aumenti, quindi adesso ripeterò il quinto giro, però in realtà alternando sempre questa parte, qui la farò uguale, qui alternerò perché andiamo a farla insieme, inizio sempre facendo maglia bassa e catenella, rientro maglia alta non chiusa, chiudo insieme, catenella, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, e quindi qui devo fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte, mentre nel giro successivo farò 2 maglie alte e la maglia alta, la catenella e la maglia alta, quindi è l'unica cosa che cambia nel giro, quindi diciamo che i giri da ripetere sono 2, cambia soltanto quando facciamo questa striscia qui, mentre qui resta uguale. Come vi dicevo, io non devo fare più aumenti, ma per chi deve fare ancora aumenti ci sono varie opzioni. Se volete fare l'aumento più semplice, andate ad aumentare le catenelle, quindi invece di una ne fate 2, quindi 1 e 2, maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e poi andate a fare il ventaglio, 2 maglie alte non chiuse e le chiudiamo,
catenella, rientriamo, 2 maglie alte non chiuse, le chiudiamo, 2 catenelle e si ricomincia. Quindi questo è il primo aumento che potete fare, che è il più semplice. Altro aumento che potete fare, anche questo è semplicissimo, invece di fare 2 maglie alte non chiuse ne facciamo 3. Quindi andiamo a fare una maglia alta non chiusa, 2 maglie alte non chiuse, 3 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, quindi 1 e 2, rientriamo e andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Quindi vedete già quanto si è allargato, passando a fare 2 catenelle e le 3 maglie alte invece che 2. Ricordatevi quindi che poi dovete ripetere sempre questo. Quindi questo è un altro modo per aumentare. Ultimo aumento che potete fare, e in questo caso poi potete aumentare quanto volete, è se dopo aver fatto 2 catenelle, invece di fare una maglia alta ne fate 2, quindi una e 2, 2 catenelle, 1 e 2. Naturalmente questo lo farete in ogni striscia di una maglia alta. Quindi qui io vado a fare maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte, 2 catenelle, e qui ho la maglia alta, ne vado a fare 2, 1 e 2 catenella. E di nuovo qui, se ho già fatto il primo aumento, vado a fare 3 maglie alte, le chiudo insieme, 2 catenelle, 3 maglie alte e le chiudo insieme, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e ne vado a fare 2. Naturalmente nel giro successivo, dove facciamo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi questi sono gli aumenti che potete fare. A ulteriore aumento andate a fare 3 maglie alte, quindi maglia alta, andate tra le 2 maglie alte ne fate un'altra, andate sopra l'ultima maglia alta e ne fate un'altra, così fate 3 maglie alte. Quindi come potete vedere potete fare davvero molti aumenti. Io vi consiglio di iniziare facendo prima un giro con le 3 maglie alte chiuse insieme, le 2 catenelle qui, in modo tale da vedere quanto si allarga. Se si è allargato poco, avete bisogno di allargarlo ancora, passate a fare le 2 catenelle in modo tale da aumentare ancora, e se avete bisogno di fare ulteriori aumenti passate a fare i giri aumentando anche qua le maglie alte. Però diciamo, ecco, ve lo metto così così si vede, diciamo che questi sono i giri che andiamo a ripetere. Io penso più che altro che questi aumenti li andrò a fare quando dovrò fare la gonna. Teniamo presente che io non voglio il vestito largo, voglio che sia comunque un copricostume, quindi mi va bene che mi vada stretto, però voi potete fare tutti gli aumenti che desiderate fare, quindi diventare questa maglia una questo vestito una maglia o un vestito con gonna larga. E ripeto, se non volete troppo forata, invece di andare ad aumentare le catenelle, perché da 2 potreste passare a farne anche 3, andate invece ad aumentare le maglie alte qui. Quindi potete fare veramente gli aumenti che più preferite. Io adesso passerò a continuare a lavorare il mio sprone del vestito, in modo da farvi vedere alla fine quanti giri sono andata a fare. Ripetiamo, il giro è sempre quello, l'unica cosa che cambia è qui. Un giro dovete fare maglia alta, catenella, 2 maglie alte, giro successivo 2 maglie alte, catenelle, maglia alta. Questa è l'unica cosa che cambia, il resto resta sempre uguale, naturalmente in base agli aumenti che andate a fare. Dunque, io ho terminato il mio sprone. Allora, in totale io ho fatto 13 giri e dal quinto giro, come vi ho detto, non ho fatto più aumenti. E vi ricordo invece che chi doveva fare degli aumenti aveva due possibilità: o passare a fare 2 catenelle di separazione invece di una, o andare a fare gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e 2 catenelle di separazione, di nuovo 3 maglie alte chiusi insieme, in modo da allargare la lavorazione, però senza allargare, senza farla troppo forata. Quindi c'erano queste due possibilità. Io vi ho consigliato soprattutto quella che vi permette di non fare la maglia poi troppo forata, e anche di poter cambiare, se dovete allargare di poco, l'uncinetto, passando a lavorare da quello del 3,5 a quello del 4. Quindi dicevamo, ho fatto un totale di 13 giri, ho ripetuto poi il quinto, quindi dal quinto fino al 13° giro i miei giri sono sempre uguali. Per quanto riguarda le taglie più grandi, quindi una taglia M, vi
consiglio di fare almeno 3 giri in più rispetto a me. Per una taglia L fate almeno 6 giri in più, una taglia XL fate almeno 9 giri in più. Naturalmente tenete presente che da qui al marcapunti equivale al vostro scalfo, quindi in base al vostro scalfo dovete mettere tante e fare tanti giri, mentre la larghezza vi ricordo sempre di fare almeno la larghezza delle vostre spalle con 5 se non anche 7 centimetri in più. Detto ciò, io poi sono andata a contare le mie strisce di gruppi di due maglie alte chiuse insieme e io ne ho un totale di 20, quindi come sono andata a dividerne, ne ho messi 4 per le maniche, quindi due avanti, due dietro, due avanti, due dietro, e nel terzo, quindi terzo di qua, terzo di qua, ho messo il mio marcapunti, scusatemi, nel mio terzo, perché sono 4, quindi 3 e 3, sì, 2 qui, 2 qui, nel terzo avanti, terzo dietro sono andata a mettere il mio marcapunti, stessa cosa qua, ne ho lasciati 4 liberi, quindi 2 avanti e 2 dietro, intendo sempre le strisce di due maglie alte chiuse insieme, e nel terzo avanti e terzo dietro ho messo il mio marcapunti. Tenete presente che io di strisce, compreso quello del marcapunti per il corpo della maglia, ne ho 6 avanti e 6 dietro, compresi questi due sono i marcapunti. Per le taglie più grandi io vi consiglio sempre di andare, se avete fatto il mio stesso scollo dovete fare uguale a me, tanto avete allargato abbastanza. Se invece avete messo qualche catenella in più rispetto a me, in quel caso calcolate sempre che la misura tra i due marcapunti, quindi di qua, deve equivalere comunque alla larghezza della circonferenza del vostro seno, quindi tutto questo deve equivalere alla circonferenza del vostro seno. Se è troppo stretto, mi raccomando, casomai sfilate l'ultimo giro e andate a fare qualche aumento in più, quindi andate ad aumentare le catenelle oppure passate a lavorare con un cento più grande. Detto ciò, quindi io adesso lavorerò al corpo della maglia, l'avrete sempre lo stesso punto. Io ho fatto in modo di iniziare il corpo della maglia dove ho messo il mio marcapunti e quindi dove finisco il giro, in modo tale da non spezzare il filo. Quindi mi tiro il filo, tolgo il marcapunti e quindi rientro in questo qui che ho sul davanti e vado a fare sempre il mio gruppo, quindi la mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, catenella di separazione, e questa volta vado direttamente nel mio gruppo di due maglie, nella striscia delle due maglie alte dove ho messo in marcapunti, e vado a fare di nuovo due maglie alte chiuse insieme. Scusate, mi sta scappando. Ok, ho fatto la catenella, quindi entro dentro 1 2 3, quindi vado nell'archetto del dietro e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse e le chiudo insieme. Naturalmente quando faremo il giro successivo inizieremo da qui a fare il nostro gruppo, così abbiamo uno scalfo bello largo. A questo punto torno a lavorare normalmente, quindi maglia alta, faccio la catenella, maglia alta sopra la maglia alta, catenella, e vado ad alternare qui. Devo andare a fare due maglie alte, la catenella e rientro maglia alta, e si continua a lavorare normalmente fino ad arrivare al marcapunti successivo. E anche in quel caso vi farò vedere come ripassare dalla parte dietro alla parte avanti. Ed eccomi qui, sono arrivata al mio secondo marcapunti, quindi entro nel primo archetto del dietro e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse, la catenella, tolgo il mio marcapunti, vado dall'altra parte e vado a fare le mie due maglie alte non chiuse. E adesso si ricomincia a lavorare normalmente, catenella di separazione, e vado dove ho la maglia alta e vado a fare la maglia alta.
si torna quindi a lavorare il giro. Mi raccomando, nei giri successivi io, come vi ho detto, andrò solamente qui tra i due gruppi di due maglie alte a fare i miei gruppi di due maglie alte. Ho preferito non stringere come faccio solitamente, perché alcune di voi mi hanno detto che poi lo trovano fastidioso sotto al scalfo, quindi questa volta ho preferito lasciarlo così largo. Adesso io naturalmente continuerò a lavorare il nostro giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. In realtà questa volta mi fermerò quando finirò questa bellissima cake, quindi presumo che secondo me mi verrà più una maxi maglia, quindi perfetta anche per essere indossata al mare o sopra dei fuson estivi, però vediamo un attimo. Magari potrei anche fermarmi e fare un po' di manichetta, visto che comunque, come possiamo vedere, ha un buon margine di cambio colore, quindi riuscirei a fare qualche giri col verde più scuro qui e da quest'altra parte facendo due o tre giri. Devo decidere, io continuo a lavorare, naturalmente vi darò tutti gli aggiornamenti, anche se tipo devo andare a fare, visto che magari divento un vestito, qualche aumento, vi dirò nel mio caso che tipo di aumento sono andata a fare. Allora, io ho terminato il mio vestito, ho lavorato tutta la cake, guardate, dallo scalfo fino a giù mi è venuto lungo circa, vado a misurare per essere sicura di non sbagliare, ve lo dico subito, 122 centimetri. E vi dico anche che al ventesimo giro sono andata a fare le tre maglie alte chiuse insieme, quindi da due sono passate a tre, e nel ventottesimo giro invece da una catenella di separazione sono passata a due. Vi ricordo che oltre questi aumenti potete anche cambiare l'uncinetto, quindi iniziare a lavorare col 4 invece che col 3,5, oppure potete aumentare le maglie alte, invece di fare una catenella di separazione, cioè una maglia alta, ne fate due, in modo tale da allargare ulteriormente la lavorazione senza farla divenire troppo forata. Io mi è bastato, come vi ho detto, andare a fare i gruppi invece di due maglie alte chiuse insieme, trasformarli in tre maglie alte chiuse insieme e da una catenella passare a due catenelle, e non ho neanche cambiato l'uncinetto. Quindi anche questo copricostume vestito è terminato.